Davide, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, bentrovati, eccoci qua. Allora, andiamo a dare un'occhiata subito ai quotidiani, parliamo e partiamo dall'economia, partiamo dal Sole 24 Ore, c'è l'aggiornamento, la nota di aggiornamento alla DEF di cui dalla quale vogliamo partire questa mattina, e allora ti cedo subito la parola, raccontaci un po' di che cosa, cioè, quali sono i temi legati al NADEF di cui vuoi trattare stamattina. Allora, la nota al documento di economia, di aggiornamento all'economia e finanza, non è che contenga delle cose che non conosciamo, più o meno sono le cose che sappiamo, però come spesso capita, rivederle tutte assieme, rivederle insieme, aiuta a capire di che stiamo parlando. Allora, noi porteremo a casa alla fine di quest'anno un debito nell'ordine del 158% del prodotto interno lordo. Ricorda giustamente, perché è suggestivo, questa mattina Federico Fubini sul Corriere della Sera, l'Italia, da quando l'Italia è unita, 1861 a oggi, noi abbiamo avuto il debito pubblico più alto solo una volta, 160%, dopo la Prima Guerra Mondiale. Però era la Prima Guerra Mondiale e c'era per giunta l'epidemia di spagnola, che fece una strage assolutamente, diciamo così, ma molto molto più grande di quello che si è visto in questi mesi da noi. Quindi 158%. Questo 158% si conta nel documento, nell'aggiornamento si dice: noi riusciremo in qualche modo nel 2022 a tornare al punto di partenza pre-Covid. Ricordo a tutti che a gennaio del 2020, cioè all'inizio di quest'anno, noi eravamo il solo paese europeo a non avere ancora ripreso nella media nazionale le posizioni del 2008. Cioè, attenzione, noi eravamo quelli più indietro. Nel 2022, se va tutto bene, recuperiamo quelle posizioni del gennaio 2020. Come facciamo a recuperarle? Le recuperiamo con gli investimenti che sono consentiti dalla larghezza di bilancio, dal potere fare deficit e dai soldi europei, e portando a casa una crescita che è del 5,1 nel 2021, 3,8 nel 2022 e 2,5% di crescita nel 2023. Qui, messe così le cose, debito enorme ma equilibrio. Ma dove sta scritto che noi facciamo il 5,1 nel 21, il 3,8 e così via? Cioè, queste crescite così impressionanti. Sta scritto nel fatto che oltre alle liquidità c'è anche una capacità di investire, un'intelligenza nell'investire, nel mettere questi soldi dove produrranno maggiore ricchezza. E questo da cosa è indicato? Questo è il problema. Volevo partire da qui, proprio per indicare a chi ci ascolta. E questo è il problema. Perché ad oggi trovate sui giornali la seguente notizia: all'Italia 6.828 in cassa integrazione ulteriori per un anno. Cioè, sono soldi che se ne vanno senza produrre un centesimo, ma proprio un centesimo. E non lasciatevi ingannare da quattro mestatori che dicono: vabbè, ma se diamo i soldi di cassa integrazione, dipendenti all'Italia faranno la spesa e questo fa crescere l'economia. No, questo fa crescere solamente il consumo di ricchezza, non certamente la produzione di ricchezza. Perché? Perché prendono i soldi senza lavorare. Del resto sarebbe si chiama cassa integrazione. Allora, questo è il problema. Da qua alla presentazione dei piani per l'uso di Next Generation, noi di questo dovremmo parlare e di questo dovremmo avere le idee chiare, altrimenti ci facciamo del male. Pagina 13 del quotidiano La Repubblica: migranti, cancellati i decreti di Salvini, tornano accoglienza e integrazione. Questo è il titolo che fa Repubblica, dove si sostiene che il soccorso delle vite in mare, innanzitutto come obbligo costituzionale internazionale, il divieto di espulsione e respingimento di chi nel suo paese rischia torture o trattamenti disumani, a cui va riconosciuta la protezione speciale e il diritto ad essere accolti e integrati, sono tornati all'ordine del giorno. Sarà, come sostiene il segretario del Partito Democratico, caro Davide, un'Italia più umana e sicura? No, e vi dico perché. Primo, perché questi qua continuano a essere chiamati decreti Salvini, e questi sono i decreti del governo Conte. Se non ricordo male, insomma, era vicepresidente del governo Conte, quel governo Conte. Governo Conte, nella sua nuova incarnazione, dice: questi vanno modificati. Perché? Perché una delle sue componenti, cioè il Partito Democratico, quando furono emanati furono fortemente contrari, e adesso che sono al governo dice: adesso cambiamoli. Sarebbe coerente. Ma
Ma perché con i decreti del governo Conte 1 non c'è stata accoglienza? Con i decreti del Conte 1 non si sono salvate le persone in mare? Cioè, dove, cosa è cambiato con i decreti del Conte 1? I due decreti sicurezza, alias decreti di Salvini, che è cambiato? Si era stabilito, cioè era scritto nei decreti di sicurezza che non bisognava iscrivere all'anagrafe le persone che sbarcavano, a parte che era un fatto meramente burocratico, comunque è stato superato in via giurisprudenziale, si iscrivono. Non cambia niente, tu li scrivi, non li scrivi per i perdite. Le multe e sequestri per le ONG, ci sono stati queste sfasceni delle navi delle ONG? Non ci sono stati, non è vero, non ci sono stati, quindi la realtà non è cambiata. Allora, posto che la realtà non è cambiata, adesso che cambiamo i decreti, ricambia la realtà? E no, figlio caro, perché se non è cambiata con i decreti, non è che se tu ricambiando i decreti avevano degli aspetti, diciamo, declamatori, e si sente la forte esigenza di declamare la loro cancellazione. Ma siamo in un concorso canoro, non in un tentativo di governare la questione. Se uno dovesse pensare al governo della questione, dovrebbe porre in mente che tutta la strategia dei ricollocamenti, che non è solo italiana, non è solo la richiesta italiana, era per esempio il documento della Commissione Europea all'inizio, tutta la strategia dei ricollocamenti non funziona e non funzionerà mai. I soli paesi che hanno preso un numero consistente di persone che sono sbarcate erano la Francia e la Germania, che nel governo Conte 1, quando faceva quei decreti, erano i grandi nemici, erano gli unici che si ripigliavano in parte. I ricollocamenti non funzioneranno mai, semmai devi coinvolgere l'intera Unione nella gestione e nella responsabilità di questa materia. Ma qui saremmo, diciamo, quasi sul terreno della ragionevolezza e della razionalità, ma vedo che è molto più appassionante quello della propaganda. Andiamo sul Corriere della Sera, l'apertura è feste e multe, ecco le regole, poi a centropagina la foto di Donald Trump, Trump che lascia l'ospedale, non temete il Covid, le sue parole pronunciate appunto dopo aver lasciato l'ospedale ed essere stato curato per il coronavirus, e adesso è di taglio, cioè a sinistra c'è il pezzo legato alla politica con i ballottaggi, perdonatemi, sulla prima pagina guardando a destra della foto di Trump, al PD 6 capoluoghi su 9, rimonta a Lecco, stiamo parlando di una sorta di conferma, di consolidamento del risultato del PD che già c'è stato 15 giorni fa, Davide. Sì, allora dunque, questa è la cosa, le elezioni amministrative sono naturalmente molto importanti per i luoghi che vengono amministrati. Alle 15 giorni fa alle regionali, siccome, diciamo così, anche lì la propaganda voleva grande sconfitta del Partito Democratico e grande vittoria del centrodestra, o se preferite della Lega, o se preferite di Fratelli d'Italia, ognuno preferisca quello che gli pare, siccome non c'è stato, allora grande successo del PD. Hanno perso una regione, per essere proprio, diciamo, precisi, le Marche, non è che hanno vinto, però siccome dice tanto perderanno sicuramente in Toscana e in Puglia, no, non hanno perso in Toscana e in Puglia, ma una non sconfitta è diventata una vittoria. Adesso sono, diciamo così, siamo in una serie di riconferme oppure di vittorie in sedi locali, stiamo parlando di una frazione degli elettori, con oggi immagino che la lunga stagione dei commenti sulle elezioni amministrative la chiudiamo e si torna a occupare, perché quei numeri di cui parlavamo della nota di aggiornamento del documento economia e finanza, quella è roba, guardate, che rimane lì, non si lascia distrarre, torniamo a occuparci di quello. Davide, pagina 12 del quotidiano Il Messaggero, parliamo ovviamente di quello che sta accadendo ormai da settimana all'interno del Movimento 5 Stelle, iscritti, dati e preferenze, il tesoretto che Casaleggio è pronto a riprendersi. I file su elettori e parlamentari appartengono a Rousseau, la piattaforma di proprietà della Casaleggio Associati, ma il Movimento non può farne a meno. Grillo dice sulle intese indietro non si torna, il vincolo sul terzo mandato può cadere se può essere utile. Insomma, in poche parole, hanno tradito o no, diciamo, i principi cardine con cui hanno fondato questo Movimento 5 Stelle, Davide? Ma a questa tua domanda, adesso aggiungerò anche la mia risposta, ma insomma risponde Luigi Di Maio, oggi in un'intervista che trovate sulla Stampa, fatta da Malagutti, è un'intervista interessante, perché proprio Malagutti gli pone il problema, questo qui, cioè diciamo, di Battista dice eccetera eccetera, e lui dice: ma ragazzi, ma l'Italia
è la settima potenza industriale del mondo. Cioè non è che possiamo, non è che è il giardino sotto casa in cui uno dice le cose e poi va giù a giocare con gli interessi del paese. Bisogna essere responsabili, bisogna sapere costruire, bisogna saper fare le alleanze. Molto ragionevole, no? Mi sembra anche molto, molto con i piedi per terra, apprezzabile. È più o meno l'opposto di quello che dicevano. Questo, cioè, il dettaglio sarebbe questo. Cioè, prima tant'è vero che si sente in bisogno di aggiungere Di Maio. Dire questo non significa che va tutto bene, ma bisogna anche ripartire dai punti forza del paese. Tra l'altro, in questa intervista ricordate che Di Maio è stato il ministro che aveva spinto di più per la via della seta con la Cina. Gli domandano le domande a Malagutti: ma allora la Cina o Stati Uniti? Lui risponde: assolutamente l'Occidente. Anche questa è una risposta apprezzabile, ma è esattamente quello che avevano fatto prima. Cioè c'è una certa adattabilità, diciamo così, alla realtà e alle cose che succedono. Quello che è corretto, quello che è difficilmente contestabile, è che la posizione degli altri, per intenderci Di Battista, forse Casaleggio, io non ho mai capito esattamente cosa pensa, cioè hanno un conflitto interno all'organizzazione del Movimento 5 Stelle. La posizione degli altri serve a stare lì, a stare all'opposizione e dire le cose non vanno. Ecco, certamente non è un programma di governo, ma era esattamente la posizione in cui si trovava tutto il Movimento 5 Stelle. Una parte molto consistente del Movimento 5 Stelle, certamente il suo gruppo dirigente, certamente i suoi gruppi parlamentari, essendo diventato il partito di maggioranza relativa, hanno vestito i panni del partito di maggioranza relativa. Altri dicono: ma scusate, ma questi panni sono diversi da quelli con i quali ci siamo presentati gli elettori. Ci hanno mica torto. Davide, prima di concludere, sono alcuni giorni che cerchiamo di parlare anche di questo, ma per questione di tempo non l'abbiamo fatto. Stiamo parlando di tutta la questione del Nagorno-Karabakh. Come sempre, quando siamo all'estero sentiamo più distanti queste notizie, e dobbiamo anche dire che forse in Italia solo Repubblica sta dedicando molto molto spazio a quanto sta accadendo, che è veramente grave. Oggi nello specifico difenderemo le chiese, ora gli armeni temono una guerra di religione, ma credo forse che tu debba fare un quadro un po' più generale, Davide, per far comprendere di che cosa stiamo parlando. Beh, all'epoca della la scorsa guerra nel Nagorno-Karabakh, che nasceva da una decisione presa dall'Unione Sovietica nel 1988, la guerra si svolse fra il 92 e il 94, ricordo che a chi diceva che dovremmo occuparci del Nagorno-Karabakh, la risposta solitamente spiritosa ma terribile era: lo farei volentieri se solo sapessi dove si trovano. Ecco, trovate una carta geografica, siamo sopra l'Iran e la Turchia, siamo sotto la Russia, siamo tra il Mar Nero e il Mar Caspio. Nagorno-Karabakh significa l'Alto Giardino Nero, è un pezzo dell'altopiano armeno. È una storia lunghissima, non possiamo neanche sperare di affrontarla, ma è una storia lunghissima. Ma quel pezzo di territorio armeno è stato il Nagorno-Karabakh, è stato assegnato nel 1923 da Stalin all'Azerbaigian. Oggi la semplificazione vuole un'Armenia filorussa e cristiana e un Azerbaigian filoturco e musulmano. E siccome questo è un conflitto che va avanti da tempo, hanno ripreso a sparare. Ora però la complicazione qual è? Cioè, all'Armenia, sì, filorussa e cristiana. A finanziare e ad aiutare la guerra contro l'Azerbaigian sono Teheran, per esempio, che non mi risulta essere particolarmente cristiano. Dall'altra parte ci sono i turchi, quindi l'Azerbaigian è musulmano, filo turco, però a fornire armi a quel paese c'è, per esempio, anche Israele. Sta diventando una guerra, anzi è già una guerra per delega, è una guerra per rappresentanza, cioè si fa la guerra lì per misurare forze di altrove. E segnala una cosa che questa sì ci riguarda tutti: l'assenza di istituzioni multilaterali capaci di intervenire. Un tempo una roba simile non sarebbe successa. La distruzione del multilateralismo, che ha riguardato molti, ma insomma molto anche la Casa Bianca, porta con sé questi risultati che sono abbastanza terribili. Lì si sta morendo nel frattempo. Grazie Davide per aver raccontato con parole molto semplici questo reportage dal Nagorno-Karabakh. Va bene, grazie, buona giornata, ci sentiamo domani, Davide. Grazie a voi e buona radio a tutti.